Regione è in Parlamento, abbiamo presentato il progetto di legge un anno fa. Il Parlamento sta per licenziare la proposta, abbiamo già avuto le candidature del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Carinzia e della Slovenia. Queste sono province e regioni che potranno far parte di questa Euroregione e ci lavoreremo in tempi davvero brevi. Io credo che sia, data poi la condizione di crisi economica globale, ci sia qualche buona ragione in più. L'Unione Europea è molto rigida in questo, però io credo che ci siano delle possibilità. C'è una formula che è stata chiamata aiuti de minimis, insomma degli aiuti che non stravolgano il mercato interno europeo, ma che siano un po' utili ad abbattere il differenziale transfrontaliero, ad esempio tra regimi fiscali. Lo stiamo studiando, ovviamente il Friuli sarà la prima area territoriale a essere presa in considerazione. Questo è un tema che certamente il ministro Sacconi potrà prendere in considerazione. Noi abbiamo rafforzato molto la nostra politica contro il lavoro nero. Evidentemente questo non garantisce il lavoratore e crea anche una concorrenza sleale verso gli imprenditori che invece danno lavoro rispettando le regole. Quindi è un tema che sicuramente va affrontato. Approfittare della libertà di circolazione, che è un grandissimo valore in Europa, per, come dire, sfruttare i lavoratori transfrontalieri non va bene. È sempre stato fatto, di solito il trattato di Schengen viene sospeso qualche settimana prima del G8 dei leader, che in questo caso sarà all'inizio di luglio, e quindi sarà proprio un periodo che comprenderà anche il G8 che si terrà qui a Trieste, come è noto, il 25-26 giugno. Scusate un attimo, con il ministro ci sono anche altri problemi che abbiamo parlato, che gli hanno mandato tutto lo scibile umano. No, stavo dicendo al sindaco che stiamo pensando di accelerare un po' quell'idea di avere un polo scientifico, universitario e della ricerca tra Trieste e Gorizia. Qualche volta abbiamo detto, anche negli scorsi mesi, ci piacerebbe avere un MIT italiano, un grande centro di ricerca universitaria, che ovviamente in una sinergia tra Trieste e Gorizia, che credo il sindaco Romoli condivida, potremmo realizzare. Ecco, quindi abbiamo l'area dell'ex area dell'ospedale, che è poi confinante con la Slovenia, quindi ha tutta anche una valenza e una caratteristica particolare. Ne abbiamo parlato a lungo, ne abbiamo riparlato adesso in macchina. Speriamo che le cose vadano avanti. Certamente non sono cose che si risolvano da un giorno all'altro, certo. Ma aver iniziato questa strada credo che sia, sì, estremamente importante. Diciamo che questa città si candida con il nuovo programma quadro di ricerca, che come sapete ha una proiezione che si concluderà nel 2013, quindi abbiamo il tempo. Ministro, un'ultima domanda per quanto riguarda l'ufficio europeo per i richiedenti asilo invece? Ma qui abbiamo un problema tecnico. Se si dovesse fare una nuova agenzia europea, avrebbero priorità i nuovi Stati membri. Questo è stato deciso dai capi di governo lo scorso mese di marzo, perché vi sono 10 Stati membri dell'Unione Europea che non hanno nessuna agenzia. Ciò non vuol dire la possibilità di avere delle antenne territoriali, ma un'agenzia europea francamente è più difficile. Grazie. Signor Ministro, solo una cosa. Cosa le ricorda Gorizia quando che lei viene qua? Gorizia mi ricorda il momento splendido in cui sono potuto passare attraverso quella che prima era la frontiera, facendomi due passi e andando in Slovenia. Questa è la grande libertà di circolazione dell'Europa. E altro? Beh, mi ricorda una città che certamente rappresenta davvero un ponte, perché forse poche città come Gorizia danno questa sensazione, questo sentimento di vicinanza tra popoli diversi che si sentono tutti europei. Grazie mille. Ci sarà un accuso particolare da parte del PDL al senatore Collino per quanto riguarda questo? Ma noi vogliamo, dov'è il senatore? Eccolo qua, senatore Collino, parliamo del diavolo. Noi vogliamo che questa regione abbia un collegamento forte con l'Europa. Prima il ruolo dell'onorevole Gottardo nel Comitato delle Regioni, certamente la candidatura di Giovanni Collino evidentemente ha un senso. Evidentemente questa è una regione veramente europea, una regione che ha confini
con altri stati d'Europa e con cui stiamo facendo insieme l'Euroregione, con l'Austria, con la Slovenia, quindi il fatto di avere un Parlamento europeo che abbia anche qui un punto di riferimento è importante. Grazie. Arrivederci. Vedo che giustamente era il doppio del libro, preparato il libro. Deve farsi vedere un po' di tempo. No, che cammina. Preteso un contributo. Grazie di nuovo. Prego. Grazie di nuovo, grazie di nuovo. Grazie. Bene. Grazie, andiamo. Adesso ci trasmetto. Invocata dall'ISI e dall'ECUDO, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. È singolare e secondo me sintomatico che l'idea di un la natura, l'ambiente, e credo che sia un grande onore per la provincia. Grazie. Che l'uomo fa accogliere questo importantissimo convegno organizzato da ISIC e che oggi vede la presenza del ministro degli esteri italiano e di altre personalità dell'ONU e di parecchi paesi europei. Ringrazio lei, ringrazio l'istituto che ci ospita, come ovviamente ringrazio l'Ecosoc, il suo vicepresidente che oggi è qui, il sindaco di Gorizia, il presidente della provincia, il professor Kosic, l'assessore regionale alla salute, per questo invito. Certamente un'iniziativa molto tempestiva, un'iniziativa estremamente puntuale, e il mio contributo oggi, oltre agli auguri di buon lavoro e a scusarmi sin d'ora se non potrò assistere ai lavori così importanti che avete programmato,